Oggi per il Catania che si prepara alla gara esterna con il Napoli, in programma domenica sera con inizio alle 20.45. Il tecnico Simeone ha tenuto impegnata la squadra in esercizi di velocità ed una partitella. Lavoro differenziato per Izco, fermi per terapie, Capuano, Bellusci e Biagianti. Lievi fastidi per Sciacca, uscito anzitempo dal campo, e Terlizzi che lamenta noie ad un tendine. In forma Morimoto, che scalpita per tornare titolare, e su Mascara avversario si esprime così. Lui è andato via un ultimo movimento di mercato, no? Cioè, non pensavo lui va via, però per lui è una bella cosa, perché una squadra che lotta a scudetto, gioca Champions, questa cosa. Mi fa molto piacere, lui è andato in una squadra come Napoli. Sto arrivando in grande forma. Adesso sono pronto anche a giocare titolare. E questo decide il mister. Domani lavoro pomeridiano, sabato mattina la consueta rifinitura della vigilia e poi la partenza alla volta di Napoli. Frattanto sono state diramate le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno. Napoli-Catania sarà diretta da Gava di Conegliano Veneto, assistenti Iannello e Airoldi, quarto uomo Peruzzo. Le notizie per il Catania in vista della difficile trasferta di Napoli. Finalmente è arrivato il transfer per l'argentino Berghessio, che dunque è a disposizione del tecnico. Simeone ha recuperato qualche elemento importante, tra cui Alvarez. Sono a disposizione gli allenatori e le squadre. È un Napoli in crescita, però noi dobbiamo pensare solo a noi, lo che stiamo facendo, che siamo in crescita pure noi, e dobbiamo dimostrare che siamo una squadra che puoi pensare più alto. A Napoli dirigerà Gava. Berghessio, dopo quasi 20 giorni di attesa, è arrivato il transfer del numero 9 rosso-azzurro, che quindi già da domenica a Napoli sarà a disposizione di Diego Simeone per la delicata partita del San Paolo. Oggi intanto nel nuovo centro sportivo di Torre del Grifo quasi 500 persone hanno gremito la tribuna del campo principale per seguire l'allenamento diretto da Diego Simeone. Un segnale importante e una carica in più per la squadra in vista della partita di domenica. Noi dobbiamo fare lo che lavoriamo la settimana. Penso e sono convinto che se lavoriamo lo che lavoriamo la settimana e lo mettiamo in campo nella domenica, sicuramente non portiamo qualcosina di Napoli. Simeone sta studiando il Catania anti-Napoli, anche se la possibilità di schierare Berghessio potrebbe cambiare qualcosa nello schieramento. Nella partitella di questo pomeriggio il tecnico argentino ha provato il 4-2-3-1 con Alvarez sulla sinistra, Spogli e Silvestre centrali e Potenza sulla destra. Davanti alla difesa Lodi e Carboni, con Schelotto, Ricchiuti e Gomez alle spalle di Maxi Lopez. Con Berghessio però Simeone potrebbe pensare a un 4-4-2 con Schelotto e Gomez sulle fasce, Lodi e Carboni al centro, le due punte Maxi Lopez e appunto Berghessio. Senza dimenticare comunque che nella partitella Simeone ha provato come esterno destro Takayuki Morimoto. Sto arrivando in grande forma, adesso sono pronto anche a giocare titolare e questo decide il mister. Però io sono pronto. In attesa del transfer di Berghessio, il giapponese, elogiato da mister Simeone, non nasconde la sua voglia di giocare al San Paolo, anche per tirare un brutto scherzo all'amico Peppe Mascara. Un po' strano, perché 5 anni che giocavamo assieme, non so, però voglio divertire contro lui, voglio battere Peppe.